Voglio condividere con voi quelle che sono le considerazioni che un tecnico, un agronomo fa quando nella propria cassetta postale trova i volantini della GDO. Naturalmente mi soffermerò maggiormente sul reparto ortofrutta con delle chicche che riguardano per lo più sempre l'agroalimentare, dove sfido chiunque a voler immaginare qual è il prodotto che costa di più al chilo? Io sono rimasto molto sorpreso quando l'ho scoperto, ma vediamolo insieme. Facciamo la nostra ricerca. Volantino, volantino, penny. Non me ne vogliono quelle di penny. Prendo penny perché è quello che più mi ha colpito. Le mie sono solo delle considerazioni e non si vuole criticare in maniera negativa, ma solo fare chiarezza su quali sono le dinamiche di mercato. Andiamo sul volantino. Innanzitutto è interessante notare come l'autunno in fiore, nonostante all'interno contenga molti prodotti che non sono food, in realtà il prodotto che dovrebbe attirare di più sono proprio i broccoli a 99 centesimi. 99 centesimi al pezzo, da mezzo chilo, non al chilo. Già questa è una cosa che bisogna fare attenzione. Io sono stato nel Penny, i broccoli erano davvero di qualità, sono prodotti qui in Puglia, quindi va benissimo, però è interessante vedere come il broccolo è il prodotto che fa da esca. Si prosegue con le castagne a 2,99 euro. Poi c'è dello speck dell'Alto Adige. Vedete, la prima pagina è tutta dedicata al food. E questo fa capire come il food funga da esca per la GDO. Nella pagina successiva c'è una serie di prodotti di cui potremmo dilungarci. Le mele gala che vengono vendute a 1 euro il chilo. O pochino per il periodo, ma sono le mele primizie, non sono frigo conservate, quindi ci sta questo prezzo. Questi due marchi, Origine Italia e Natura E, andrebbero approfonditi. Sicuramente si tratta di prodotto italiano e quindi viene sottolineata questa cosa. Poi ci sono le arance che vengono vendute a 2,38 euro i 2 kg. Non so perché forse la sportina, la rete da 2 kg e qui dice al chilo costano 1,19 euro. Noi le vendiamo in sacchetto da 2 kg che costano 2,39 euro. Nessuna indicazione sull'origine. I cachi vengono venduti a 2,99 euro il chilo. L'origine è Italia, è un prezzo altissimo, è un frutto di stagione. Evidentemente con il gelo primaverile l'offerta di cachi è molto bassa per essere venduti a questo prezzo. La zucca è emblematica perché viene venduta a 0,99 il chilo. Questa è la zucca butternut, è una zucca che viene coltivata per lo più per da destinare all'industria di trasformazione, industria di trasformazione che la paga a 14 centesimi il chilo. Quindi il produttore che magari ha coltivato qualche ettaro in più oltre il fabbisogno dell'industria e si trova a vendere alla GDO farebbe un grosso margine rispetto a quanto contrattato con l'industria, da 14 centesimi a 99 centesimi. Andiamo avanti con il pomodoro, la confezione da 250 grammi viene 1,19 euro, ma il prezzo al chilo è 4,76 euro, una batosta. I pomodorini, il caldo di quest'estate è stato, non si, sono introvabili, hanno un prezzo altissimo. Questo 4,76 euro non è più alti, ma in realtà sotto 3,50 al momento non si trovano. L'ananas è andata a ruba, 0,99 il pezzo, davvero la gente era impazzita. Era un ananas di ottima qualità e sicuramente non era italiana, infatti ho fatto la foto e questa è la provenienza. Queste clementine erano clementine, non hanno fatto confusione fra Miagao e clementine, ed erano italiane. Il prezzo a 1,66 euro al chilo non è né tanto alto né tanto basso, francamente ritengo ancora presto cominciare a consumare le clementine. Il vero prezzo stracciato in tutto ciò è la busta da 125 grammi a 79 centesimi, che il prezzo al chilo sia da 6,32 euro, in realtà questo è davvero basso. E ultimamente rucola, valeriana hanno veramente dei prezzi troppo bassi. C'è una filiera dell'agroalimentare dedicata alla quarta gamma che è in seria difficoltà e non è giusto vendere a prezzi così bassi questo prodotto, però i prezzi di questa merce non paiono aumentare. Poi ci sono i limoni, le mele, i peperoni, il finocchio che è italiano a 1,59 euro il chilo come primizia, non è niente male. Voglio portarmi invece su questo prodotto qui che mi ha colpito, questo burger totano e spinaci, che dovrebbe interessare i bambini. Spero tanto che i bambini mangiano del pesce e degli spinaci, che
che viene venduto a 13,45 euro il chilo. Sarà questo il prodotto con il prezzo più alto al chilo? Vedremo. Voglio andare alla particolarità dei prodotti surgelati, dove penso di poter dire la mia. Un pensierino all'olio extravergine di oliva mediterraneo Dante a 3,59 euro. La bottiglia da 75 cc, mentre al litro è 4,79 euro. Bisogna vedere l'origine di questo prodotto, una curiosità che andrebbe approfondita. I surgelati alza subito all'occhio due cose: Fisellini Primavera Findus a 4,33 euro il chilo. Ok, ci sta. Nessuna indicazione di certificazione, niente. Invece quando si passa ai carciofi c'è questo marchio CSQA, che è l'ente di certificazione di filiera certificata, filiera controllata, ecosostenibile e coltivata in Italia. Questa è un'ottima cosa, perché il carciofo a spicchio è davvero una filiera tutta italiana, prodotta per lo più in Puglia e in Basilicata, dove chi li produce sono poche industrie che la vendono però a tutte le GDO, ed è un prodotto facilmente certificabile e tracciabile, ma è veramente italiano, sottoposto a seri controlli, e giustamente la Penny ci tiene a sottolineare questo. La stessa cosa viene fatta con i fagiolini fini, ma quando si passa al minestrone e ai pisellini Primavera Findus, questa certificazione non c'è, che vuol dire che forse non è prodotto italiano. Nessuna truffa, se uno scrive che l'origine è prodotto italiano, va bene, può anche non esserlo, ma fa capire come spesso certificare un prodotto dipende anche dalla facilità con cui questa certificazione si può ottenere, e il caso dei carciofi ne è un esempio. Poi c'è tutta una serie di prodotti dedicati ad Halloween, ma vi voglio portare a... qui c'è un burger di tonno che costa 12,44 euro al chilogrammo. Il pesce naturalmente è quello che costa di più, ma il prodotto che ho notato costare di più, e poi chiudiamo, che è successo? Non lo trovo. Dov'è? È una chicca. Eccolo qua. La pasta d'acciughe, la pasta d'acciughe balena, che è buonissima in questo periodo, quando cucinate broccoli, soffriggete un po' di olio, un po' di aglio, un po' di pasta d'acciughe, un po' di pan grattugiato. La pasta d'acciughe, tipo le dimensioni di un pisello o due, dà un sapore al broccolo meraviglioso e costa la bellezza di 29,80 euro al chilogrammo. Chi l'avrebbe mai detto? Spero di continuare con questa serie di video, perché è molto interessante notare come la stagionalità possa influenzare, o la disponibilità di prodotto possa influenzare la presenza o meno di determinati prodotti sullo scaffale della GDO.